Caro Pier Santi, ho ascoltato tanti suoi discorsi e volevo partire da attacchi alla mafia, che ha condannato senza tanti giri di parole, in modo secco, diretto, pulito. Ci ha insegnato che mafia e libertà non possono stare insieme, che non basta proclamare l'una senza eliminare l'altra. In un suo discorso, dopo la morte dei suoi colleghi uccisi da Cosa Nostra, le sue parole erano così potenti che avevo voglia di gridarle anch'io, di gridare ciò che lei, con tutto il suo fiato, ha continuato a sostenere per una vita intera e che, mi creda, ha avuto i suoi frutti. La sua rivoluzione è stata davvero gentile e trasparente. Lei non voleva grandi cose, lei voleva fare grandi cose. Non voleva essere un martire, amava la vita. Ho letto che diceva a sua moglie di essere felice e che lei quasi la rimproverasse per questo, dicendo che portava male. Anche quando la morte le camminava accanto, lei, signor Mattarella, continuava a camminare dritto per la sua strada senza fermarsi. All'improvviso, però, una mattina del 6 gennaio 1980, la sua corsa si è dovuta arrestare. Quella domenica lei era senza scorta, perché diceva che anche loro avevano una famiglia. Si vedeva, si sentiva che lei era una persona per bene. La prima volta che mia madre ha visto piangere mio nonno è stata il giorno del suo omicidio. Lui lo conosceva bene e quel giorno le disse: è morto per fare la cosa giusta. Io spero che un giorno per fare la cosa giusta non si debba morire. Spero che prima o poi si possa combattere per le cose giuste e vivere fino a vedere i risultati delle proprie battaglie. Desidererei che lei, come Falcone, Borsellino e tanti altri, poteste vedere che le vostre battaglie hanno avuto dei vincitori. E siete stati voi. La mafia non ha vinto neanche quando ha ucciso. Ha sempre perso, perché essa è il ritratto di chi guarda il mondo solo girato di spalle. Vorrei dire che ora nessuno volta più le spalle, ma non è così. Bisogna ancora lottare e resistere contro la tentazione di far finta di niente. La mafia vive di mani sopra la bocca, pizzini, sospiri, pasti svelti. Fa di tutto per non fare troppo rumore, ma dietro i sospiri ci sono le grida, nei silenzi la corruzione e fra i passi svelti, troppo spesso, una sosta. La mafia si ferma, ti guarda e ti ruba la vita. Lei ci ha insegnato a lottare senza armi. I suoi discorsi ci ispirano ancora adesso. Certo, parlare non è un'arma. Non la punti dritta in faccia e poi scappi via. Chi parla non scappa, non va via. Resta lì, fermo. Fino ad esaurire il fiato o fino a quando quest'ultimo non gli viene tolto. Vorrei che il suo fiato non si fosse mai esaurito. Vorrei che lei fosse andata a messa quel 6 gennaio 1980.